mattina live punta sulla sensibilizzazione della donazione del sangue, per questo vi chiediamo di vedere insieme a noi questo servizio. ISP Napoli zona Flegrea scende in campo per far fronte alle carenze di sangue e sostenere così la donazione. Oggi più che mai di fondamentale importanza a causa della scarsa reperibilità di sacche all'interno dei nostri ospedali. Una mobilitazione che vede così lo sport in prima linea per sensibilizzare la popolazione su un problema sempre più impellente. Ascoltiamo le interviste di Massimiliano De Cicco, vicepresidente WISP Zona Flegrea, Alfredo Dardano, consigliere WISP e responsabile reparto ortopedia della clinica Sanatrix, e di Sandro Izzo, direttivo WISP Zona Flegrea. Io credo che in primis, oltre a sensibilizzare questa cosa, è importante e secondo me essere convinti della cosa che la donazione è la prima forma di prevenzione in assoluto, quindi oltre diciamo la parola del donare, io credo che stiamo cominciando a fare qualcosa proprio per noi stessi, soprattutto in un periodo particolare dove diciamo viviamo 2 anni di pandemia e soprattutto in un periodo particolare come quella delle feste natalizie. C'è bisogno di istruzione per quanto riguarda la donazione, perché non tutti sanno cos'è, non sanno l'importanza che ha una donazione e infatti per questa cosa l'abbiamo anche nominata il dono di Natale, che uno invece di fare un regalo viene a donare del sangue, e questo regalo che veramente può essere importante, specialmente sotto le feste di Natale, ma non solo sotto le feste di Natale, ma sempre. Abbiamo accolto subito l'invito dell'ADOS per donare sangue in un periodo un po' così complicato dove il sistema sanitario è sotto pressione e siamo stati contenti, insomma, anche perché avendo migliaia di iscritti, di soci, è giusto portare gente a donare. Donare è vita ed è importante che il messaggio arrivi ai più piccoli, e questo è il senso dell'opera di sensibilizzazione promossa all'interno del Mian Sport Village e che ha visto in prima linea nel sostegno alle donazioni di sangue l'ADOS Campania. Ai nostri microfoni Rosario Borrone, volontario ADOS, e Franco Micillo, tra i proprietari del Mian Sport Village. Siamo qua proprio in una location composta da campi di calcetto, proprio perché è importante che i giovani capiscano l'importanza di avere sacche di sangue, la disponibilità delle sacche di sangue. Noi che io come lavoro, diciamo, lavoro in strutture mediche, diciamo cliniche, ospedali e così via, e tutti i giorni sento che c'è un'emergenza sangue. Quindi è importantissimo che i giovani siano sensibilizzati su questo argomento. Sangue non se ne trova e gli ospedali ne hanno bisogno tantissimo. Noi come struttura ci siamo messi a disposizione anche in un giorno così di maltempo, abbiamo cercato di rendere più possibile e importante questa giornata, così quante più persone potevano donare sangue.